Ben trovati a tutti gli amici di Cycle Inside. Allora, il gravel è il genere del momento e c'è una piattaforma di condivisione e pianificazione dei percorsi gravel che è molto interessante. Si chiama Komoot e siamo con Andrea Girlanda, che è il community manager Italia di questa piattaforma, al quale andiamo a chiedere come possiamo programmare e pianificare un giro gravel. Ok, allora, primo consiglio: pagina di pianificazione, quindi tour planner, selezione dello sport specifico, quindi bisogna andare sulla colonna di sinistra se siamo sul web e selezionare gravel. In questo modo Komoot, col proprio algoritmo, andrà a selezionare sentieri e percorsi adatti alla pianificazione gravel, quindi andare con la bicicletta gravel. Che tipo di lettura della mappa poi fa Komoot? Come procedo poi nella scelta del percorso? Allora, quello che consiglio è di andare a conoscere la mappa di Komoot, poiché ha un design in base, diciamo, al tipo di strada che andremo ad incontrare, quindi andare o sul punto di domanda in basso a destra oppure su komoot.it/help e si trova la sezione mappe. Lì si potrà andare a vedere come Komoot disegna le mappe, quindi come le va a leggere e come andrà ad integrare i sentieri sterrati, quelli che sono di nostro interesse, sulla nostra pianificazione. Tendenzialmente sono linee bianche sottili. Ma di percorsi sterrati ce ne sono tanti, sono mappati tanti. Come faccio effettivamente a capire che quegli sterrati sono adatti al gravel? Ok, allora, una volta che noi abbiamo pianificato il nostro percorso, possiamo andare sulla colonna di sinistra, quindi abbiamo il nostro percorso sulla mappa destra. Sulla sinistra, scorrendo verso il basso, abbiamo l'analisi delle superfici. Cliccando in basso sull'analisi delle superfici su sterrati o unpaved, quindi percorsi non asfaltati, potremo andare a vedere che sulla mappa appariranno i segmenti in evidenza, dove potremo andare ad analizzare se effettivamente è un percorso gravel di nostro gradimento. Come fare? Passaggio successivo, mappa sulla destra. In alto a destra c'è il nostro layer map. Possiamo andare a selezionare all'interno della colonna, quindi cliccando su layer map, Google Earth, quindi avremo un'immagine satellitare di quel percorso, in modo tale che noi potremo vedere dove passiamo e, cliccando il tasto M, far scomparire la linea, la traccia, e vedere effettivamente se dove andremo a passare, dove abbiamo evidenziato il sentiero sterrato, se effettivamente è di nostro gradimento. Questo ovviamente vale per i giri gravel, ma Komoot è una piattaforma utilizzabile anche per il mountain biking e per il ciclismo su strada. Di questo magari parleremo la prossima volta. Grazie Andrea. Grazie a voi.